in diretta su Radio Fantasy. Radio Fantasy, la radio a pezzi. Insomma, abbiamo l'unico personaggio della radio a pezzi che Oliver, va a sicuramente che va a Sanremo. Sanremo oppure io non penso sia ospite Oliver, potrebbe anche essere, ma sentiamo un po' se ci risponde, credo col, di sì. Col cioccolato è arrivato. Sentiamo un po'. Pronto? Pronto? Alex Barz! Alex Barz! Ma che fate, oh? La radio a pezzi qua, pronto? Tu appoggia il bicchiere, per piacere. Che fate, oh? Da Sanremo sta roba, sei la Samorandi, guai. Pronto, buonasera, chi parla? La radio a pezzi! Salve, sono Gianni Morandi, mi sente? Buonasera signor Puzzi. No, Pezzi, che Puzzi, scusi. Buonasera. Da dove sono io da oggi? A Sanremo. Come cacchio fa a sapere che io sono lei? No, ma ci siamo sentiti via mail, mi scusi, Oliver. Ah sì, vero, io ho lasciato messaggi. Adesso io dire una cosa, cioè, grande fortuna per noi venire giù da Alto Adige fino a Sanremo. Eh beh, ovvio, immagino. Come provi lei a immaginare cose? Noi, allora io vengo per Oliver, per mio fratello. Ah, per il Oliver, fratello? Sì, perché scusi un momento, tu appoggi il bicchiere, basta bere. Ma no, adesso spiego, noi siamo dentro bar di Sanremo. Sì. Noi siamo nei preparativi di Sanremo. Ma è già partito Sanremo, vabbè. Sì, è partito, ma noi aspettiamo il suo momento per Oliver. Perché Oliver, lui ha vinto è passato per il casting. Sì. Ha vinto un casting. No, casting. Che cosa? Il casting è passato, insomma. Ma tu e noi in Alto Adige chiamiamo casting. Va bene, certo. Allora, lui non solo dirige ancora di mucche in Alto Adige. No, perché lui di mucche se ne intende, sai? Lui ha anche provato a incidere una canzone, insomma, lui è un gran compositore di orchestra. Addirittura? Sì, e infatti noi siamo qua perché questa volta esibisce per prima volta sul palco. Se ce la fa, perché adesso è già al quarto spiritoso. Ma vero, scusi. Allora, è come il maestro Muti? Che Muti? Ho detto, suo fratello è come il maestro Muti? Ma chi parla? Ma chi è quello lì? Quello dei cartoni? Comretti, non ci provare. La in cartone. No, allora, ma insomma, dovete cantare una canzone. Di cosa ci parlate? Aspetta, di musica. Aspetta che devo salutare le persone. Ciao Balen. Ma no, è Belen, ma è cortesia. E sembra un musetto che cammina, è bello, molto bella. Ma no, ok, incredibile. Senta, ci può allora, parlare di questa canzone? Adesso vi parlo di questa canzone. Allora, vi dico subito perché sto leggendo questa cosa qui. Conduce Oliver Schwarz, che è mio fratello. Basta, appoggia il bicchiere. E canta Franz Schettiner. Chi è Franz Schettiner? Franz Schettiner, grande cantante della nostra Alto Adige. Sì. Di che canzone si tratta? Si chiama, cantata da Franz Schettiner, Finché la barca va. Ma dov'è? È una canzone molto... Scusa, scusa, a parte che finché la barca va in Alto Adige non suona, però... Allora, attenzione, Franz Schettiner, lui ha fatto militare, sì. Era nella marina austriaca, e quindi nei tempi passati ha fatto... Allora, sì. Allora adesso racconto brevemente la storia di questa canzone. Racconta il deve testo? Deve un testo indimenticabile. Attenzione. Allora, da questa storia di capitano di nave, che il nostro Franz invita donna su plancia. No. La donna piace la pasta del capitano. No. Il capitano dice a donna. No. Mi sentite? Sì. Tu donna, ora tu ti chiami a mozzo. No. Il capitano dice a mozzo. Il capitano dice a mozzo donna, tu prendi del timone. No, vabbè, ma donna, donna mozzo, prendi il suo timone. Sì. Mentre lei prende il suo timone nave. Sì. Non cambia direzione ma finisce contro isola. No, lasciamo stare, la sapevo la storia. Il capitano disse a mozzo donna, che cazzo di timone tu presa? Vabbè, ho sbagliato. Ma non si può, Alex Barz, ma è una tragedia quella. Adesso noi dobbiamo andare perché ci sta chiamando il direttore di orchestra di Alto Orchestra. No, va bene. Deve fare i risciacqui con la grappa il nostro. Ma ok, ok, va bene, grazie. Saluto. Alex. Andiamo con Madonna, eccola qua. Radio a pezzi. Pezzi su Radio Fantasy.